Ok raga, mi si era spenta la videocamera, ho dovuto spegnere un attimo il video e adesso l'ho riavviato. Però ok, no, noi ci siamo e quello è l'importante. Allora, cos'è che dobbiamo andare a fare? Allora, io volevo creare tipo una cosa, croci, dai. Creiamo un po' di croci, ne creiamo un bel po'. Allora, cominciamo col fare le tombe. Allora raga, le tombe. Allora raga, in questo episodio sarà notte perpetua perché, cioè, è Halloween e quindi noi dobbiamo essere lugubri. Quindi, allora, ci può stare una croce di questo tipo? Sì, che ci può stare una croce di questo tipo. Quindi ne facciamo un po'. Ok, quando ne lascio un, due, tre. 1, 2, 3, boom, boom. Nel frattempo c'è Ale qua che trasforma. È diventato un fantasmagorico fantasma. Fantasmagorico fantasma. E allora, ragazzi, fai un disparo. Solo che mi ero dimenticato di caricare la webcam. Però, scialla. Scialla. E vediamo un po' come ci sta come pavimento. Se ci sta come pavimento. Dai. Ale, come stavo mi pavimento? Ah raga, se vi chiedete perché non spawnano mob, è perché l'ho messo in pacifica, perché sennò ok che quello è il bello della sopravvivenza, però cioè poi non sarebbe venuto un episodio decente, perché praticamente cioè ogni 3 secondi venivano mob e dovevo killarli e non avevo il tempo di costruire. E scusami, ma userò questo per far venire notte, no? Perché per tenere l'atmosfera costante. Ok, quindi come pavimento abbiamo deciso di mettere questa qui. Ok raga, tutto quello che c'era da piazzare l'ho piazzato, ma dovete ricordarvi che questa qua non deve essere considerato un cimitero di quelli qua, di quelli di come ce ne sono ora tutti, cioè questo qua deve essere un cimitero abbandonato con le croci rotte, cioè capite queste cose qua. Infatti adesso comincerò a fare le cose con quelle tre, le rimango, cioè forse andrò a rompere un po' anche quelle di qua e di là, perché non deve essere considerato come i cimiteri che ci sono ora, ma appunto deve essere rotto come se fosse abbandonato. E capito, quella deve essere l'idea. Tipo rompi qua, poi ne fai un altro. Ok, perfetto, perfetto. Ovviamente non ha un senso logico questa cosa, perché non deve avere un senso logico, magari se possibile. Mettiamo delle torce così a caso, per ricordare un minimo, per fare un poco di paura, ma proprio un minimo. Sì, vabbè, poi dopo ci mettiamo anche le rose. Poi devo prendere della stone e dobbiamo mettere, facciamo un'entrata un poco megalodontica. Megalodontica, e facciamo una cosa del genere. Poi dobbiamo andare a prendere queste cose qua e dobbiamo andare a creare una cosa del genere. Ok raga, ho finito le pareti e adesso dobbiamo andare a fare il nostro amatissimo tetto. Come lo andiamo a fare il tetto? Con questi boom slab a profusione, e andiamo a comandare col tetto nel locale. Rompi e va. Poi fa così. No. Fa così. No, lo fa. No, che palle. Vabbè raga, comunque avete capito, cioè va così e va. Avete capito più o meno. E quindi ci vediamo dopo. Ok raga, io ho finito di creare, di fare la cappella. E sto piazzando un poco di erba così a caso. Poi ci andrò a mettere anche un poco di queste e un poco di ragnatele. Nel frattempo qui piazzo, ma se vuoi fare l'erba magari si può anche entrare. Così è più figo, però con la porta dà un aspetto un po' più bellino. Però non fa niente. Comunque alla fine è venuta così. Ci sta questo piccolo cimitero dove poi andremo a mettere i cartelli con su scritto i nomi delle persone morte. E questa è la cappella di Halloween. Ci facciamo pure uno screenshot.
Fair per la copertina. Vedi, magari con la notte. Boom. Per questo video è tutto. Io voglio lasciare like, commentare, condividere, di andare a vedere i miei video, di andare a vedere i miei account su Instagram, Facebook e Twitter, tutti i link in descrizione. Quindi per questo video è tutto da Lorch. Buon Halloween, anche se non è una festa. Ci vediamo al prossimo video.